tutti ragazzi, ben ritrovati al mio canale. Io sono Lucas, siamo qua oggi di domenica mattina, sono le ore 11 circa. Sto registrando questo video per farlo fra poche ore, perché non ho avuto tempo perché ero dietro col lavoro così. E poi non sono neanche riuscito a organizzarmi come Dio comanda. Tutti quelli di Instagram sanno cosa è successo ieri. Ieri, cioè sabato sera, c'è stata una serata devastantissima, perché abbiamo fatto il tavolo alla discoteca dove vado di solito e ci siamo devastati. Che poi tra l'altro io sono in giro ancora strastorto, ma questo è un dettaglio, stradettaglio. Che bella ragazzi, non usavo la moto da due settimane. Oh, che gioia Stitch, che gioia. Di cosa vi parlo oggi? Oggi vi parlo del giorno in cui ho sbiellato la macchina. E anche questo quelli di Instagram lo sanno, se questo qua passasse farebbe un favore. Quindi seguitemi su Instagram, perché l'ho sbiellata circa 2 mesi fa e il video esce adesso. No, l'ho sbiellata ad agosto, fine agosto, e sta uscendo ora, quindi non è 2 mesi fa. Praticamente stavo andando in montagna con una ragazza e cosa è successo? È successo che siamo andati un attimo al tabacchino e la macchina andava bene e ci sta. L'ho spenta, uscita dal tabacchino, l'ho riaccesa, botta, e la macchina andava malaccio. Nel senso che sì, avevo sull'aria condizionata, che quindi qualcosina porta via, è vero. Però il problema è stato che, ma io vi dico, andava malaccio perché andava proprio di merda. Nel senso che ero in quarta, 4.000-5.000 giri e l'auto andava a 40. In questo senso che andavo a malaccio. Ho detto, ma allora se c'è qualche problema al motore, con un limitatore vediamo subito se gira bene o non gira o gira male. Al che pochi metri dopo il tabacchino decido di picchiare il limitatore. Quindi era 4.500, lascio un attimo, frizione, scende di giri, piede, ma ragazzi cattivissimo, ho fatto pam così. Facciamo così la lancetta. Boom! Un rumore di macina tipo così. E la macchina esplosa. Cioè non è che esplosa, però botta, è scoppiato il motore. Ha fatto un botto che neanche l'HM quando l'ho sbiellata ha fatto così. Ma vi giuro, un botto della Madonna, assurdo. E poi subito dopo tutto il suono di grattare, botta, la macchina non andava più, ok, andava avanti per inerzia. E praticamente ragazzi la strada era questa. Adesso vi faccio vedere il punto dove è scoppiata. Praticamente qua andava male, allora più avanti tipo non so se era qua. Allora da qua mi pare limitatore, boom, e la striscia di olio ora qua non c'è più, o forse sì, è questa qua, boh. Però la macchina, ecco, questa qua è la mia striscia di olio ragazzi, questa qua è la mia, vedete questa macchia qua, questa qua, proprio questa, tutta questa l'ha fatta la classe A. E anche quelle due macchiolette là dove c'è la, come si chiama, la siepe, lì ci sono due macchiolette, magari dalla GoPro non le vedete. E porca puttana, questo è l'olio, è tutto l'olio della classe A. E poi pota ragazzi, sono dovuto farmi venire a prendere.
mi dispiace se il video è uscito corto, però altre idee di video da portarvi non ne avevo. Meno che il fuck arriverà, io ce le ho scritte le domande. Devo trovare il momento. Non so se registrarlo in moto o registrarlo a casa, per questo. Però le domande sono 7, le ho prese. Ce l'ho scritta sul computer. Troverò il momento, ve lo assicuro. Ragazzi, sapete quella sensazione post serata di necessità assoluta, ma assoluta, di acqua? Ecco, io mi sento così in questo momento. Qua vi ricordo di seguirmi su Instagram, perché ve ne perdete tante, ma tante. Lasciate like, commentate, iscrivetevi, seguitemi everywhere, cercatemi a Bergamo, condividete sti cazzo di video che sono simpatici. Andate in pace, ragazzi. Arrivederci.